di una rassegna, quella di percorsi sonori, che è al 10° anno di organizzazione da parte della nostra associazione, associazione che qui su Mola opera da 11 anni con corsi di musica, ma anche con eventi di musicali di vario genere. Percorsi sonori quindi proprio perché ci teniamo a offrire percorsi diversi che riguardano la musica a 360 gradi, ma soprattutto che impegnano gli artisti che offre il nostro territorio. Ce ne sono tantissimi, lo dicevo prima al presentatore di Radio Mola International, ci sono tantissimi giovani e musicisti di varie età, di professionismo diverso, che è necessario coinvolgere sempre e comunque. Infatti la terza manifestazione, quella di domenica 12 aprile, Musica Senza Frontiere, vedrà proprio tantissimi giovani molesi che noi invitiamo ad esibirsi qui sul palco, sempre qui al teatro, in una serata di beneficenza. Ringrazio, quindi il mio dovere è quello di ringraziare, anche se un po' tedioso, ma è giusto farlo, soprattutto l'amministrazione comunale e l'amministrazione regionale che patrocinano le nostre manifestazioni e patrocinano questa serata in particolare. Insieme a loro, con i nostri collaboratori, sponsor e coloro che supportano da diversi anni i nostri progetti, Geofarma, Ecofarma, Azienda Agricola Martello, Ottica Brunetti e Dal Canonico Eventi. Ringrazio Compagna e Di Pasqua quindi c'è bisogno di raccogliere naturalmente tutte le somme necessarie per acquistare quanto necessario a preparare il pranzo, quindi anche uscendo poi dopo soffermarvi, perché fare un gesto di beneficenza è giusto soprattutto per quanto riguarda il rispetto di questi ragazzi e adulti che ogni domenica offrono tempo, e non solo domenica, per poter sistemare e dare anche un piccolo sorriso, insomma una mano, e far trascorrere un'ora tranquilla e cordiale con tante persone. Io al momento credo di aver terminato, spero di aver dimenticato tutti, ringrazio le menti e gli ispiratori, organizzatori di questa serata, che sono Francesco Ungaro e Domenico Danzi. Quando loro sono venuti a chiedermi di organizzare insieme questa cosa, sono stata felicissima, soprattutto perché insieme con tantissimi artisti che vedrete, di pregio, di nostro, grande pregio della nostra Mola, è bellissimo vederli lavorare insieme e collaborare insieme. Mi auguro che tutte le associazioni traggano spunto da questa serata, che spero per tutti, per voi soprattutto, sia gradita. Quindi buon ascolto, lascio la parola adesso a Carlo Dursi, che è il presentatore della serata. Un grande applauso e vi ricordo di spegnere i cellulari. Grazie. Buonasera a tutti e benvenuti, vi do il benvenuto dei nostri musicisti e di tutte le associazioni musicali che si sono messe insieme, sia di Mola che fuori Mola, mettendo insieme l'unica passione, che è quella per la musica, e dimostrando che mettendosi insieme, facendo sinergia, si possono fare delle cose molto ma molto belle. Oggi ascolteremo un tributo a Pino Daniele, e nell'unico modo, secondo me, secondo tutti i nostri musicisti, degno per raccontare Pino Daniele per quello che si può nello spazio ridotto di un concerto, ossia la musica. Un aneddoto: un Pino Daniele giovanissimo, agli esordi direi, presentava un brano, però si giustificò dicendo che lui non era molto bravo con le parole. E allora qualcuno dal pubblico, uno spettatore, gli urlò: e allora impara a parlare. E lui gli rispose: non mi serve.
Per me basta saper suonare, non mi servono le parole. E cominciò un brano, un pezzo, una perla direi, che rimarrà secondo me nella storia della musica. Bene, iniziamo con i nostri amici musicisti, i primi due. Sono il duo Alessandro Susca, voce e chitarra, Nicola Lepore, chitarra. Ci faranno ascoltare? Anche un po' più caloroso. Ci fanno ascoltare Femmina e Che soddisfazione dall'album Un uomo in blues del 1991. Il duo. Thank you.
Di tutto il panorama musicale italiano.
collaborato per oltre 40 anni di carriera con numerosi artisti prestigiosi, anche internazionali. Possiamo ricordare Pat Metheny, Eric Clapton, Chick Corea, Franco Battiato, Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Danilo Rea e Mel Collins. Siamo pronti? Quasi. Ok, adesso ascolteremo il secondo gruppo, di Mario Pinto. E abbiamo Mario Pinto, voce e chitarra. Fabrizio Furio, basso. Giuseppe Pinto, batteria. Gianvito Leoni, tastiere. Domenico Tanzi, chitarra. Ascolteremo Dubito No, da Dimmi cosa succede sulla Terra, 1997. E che Dio ti benedica, dall'omonimo album Che Dio ti benedica del 1993. Signori, di Mario Pinto. Thank you.
grazie, fantastico. Facciamo un quiz, un indovinello. Vediamo se qualcuno mi sa dire qual è il nome del primo complesso con cui si è esibito, ha esordito Pino Daniele. No. Prima ancora. No. No, questo mi è tanto male. Vediamo. Non siete preparati. Siete preparati sulle canzoni, ho visto soprattutto sul finale delle canzoni, però sul nome del... Carlo Conti. Sì, quasi. Allora, il nome del complesso con cui esordì Pino Daniele si chiamava The Jam. Rimase poco tempo con questo complesso. Diciamo che le prime esibizioni, esperienze significative anche dal lato della composizione si concretizzarono con il gruppo chiamato Piano Padra Comio Mattia, un complesso musicale insieme a Paolo Raffone, Rosario Germano, Rino Giurdolo, Enzo Vitabile ed Enzo Ciano. Bene, passiamo a un altro gruppo di giovanissimi. Buonasera, signorina. Francesco Fantani. Ok. Sei in frequenza. Virginia Lorusso, voce. Non siate timidi di lavare gli applausi. Pier Paolo Gallo, voce. Gaetano D'Alessio, tastiere. D'Alessio senza la posta. Dino Tagarelli al basso. Vito Terzone, batteria. Anima da Non calpestare i fiori del deserto del 1995 e Chile non vuole guaglione, Pino Daniele 1979. I sei in frequenza. Grazie. Mancare il fiato.
76 fu un anno molto importante per Pino Daniele. Infatti entrò, giovane chitarrista, entrò appunto a far parte di Napoli Centrale come bassista, un ensemble partenopeo, il primissimo piano all'epoca. E diciamo, ricordiamo tra i musicisti importanti che facevano parte di Napoli Centrale c'era James Senese. Grande Domenico Perfezionato, e il quale sassofonista napoletano poi avrebbe contribuito in modo rilevante, diciamo, nella crescita di Pino Daniele, la crescita musicale di Pino Daniele. Infatti collaborerà a vari album tipo Pino Daniele del 1979, Nero a metà del 1980 e Viamo del 1981. Bene, giro la pagina. Siamo? Sì, già. Bari Rock City Band, Graziella Campanella a voce.
Pazzi, chitarra, Marco Pazzo De Bellis, batteria. Angelo Piceno, da Non calpestare i fiori nel deserto del 1995. E Jesu Paz, Pino Daniele 1979. Signori, Bari Rock City Band. Questi due brani a un altro Pino, che è mio padre. Tu sei.
cambio velocissimo. I buoni guaglioni. Graziana Campanella, voce. Giuliano Parente, chitarra. Una sedia, Giuliano. Domenico Tanzi, chitarra. E vabbè, ce la potete fare, ce la potete fare. Su, via, 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 via. Sì, sì, così, così. Raffaele Angiolillo Sax. Chi tiene male in Daniele 1979? Sisley. Che Dio ti benedica. 1993. Chi l'ha scritto ho sbagliato perché i testi non sono miei. No, quello è l'album. Un applauso a Raffaele che non sa in che punto ci troviamo. Dove ci troviamo? E con le ciclone. Bentornato Raffaele! I buoni guaglioni. Cammina a capo casata.
si sta. Sì, ero arrivato dal stesso paese di Raffaele. Grazie a Pamela, vediamo parecchio.
visto che ce la potete fare, approvino. Poi si vede che vi ho dato 20 euro, dai. Bene, proseguiamo un po' la storia di Pino Daniele, la proseguiamo un po' con i suoi album. 1977, Terra Mia. Questo album rappresenta un po' la nascita di una canzone napoletana nuova, di denuncia sociale, di una generazione che non accettava compromessi. Nessuno nella musica riusciva ad esprimere i propri malesseri. Dice Pino Daniele, Terra Mia fu scritta sul divano di casa mia a Santa Maria la Nuova 32, indirizzo. Le mie ambizioni erano quelle di scrivere canzoni come Luigi Tenco e suonare con i grandi chitarristi, a metà tra futuro e tradizione. Siete pronti? No. No. Non c'erano dubbi. Esco, presento il Blues Reflex. Francesco Ungaro, voce chitarra. Sebastiano Di Petto Sax, Domenico Verga Basso, Leo Panessa Batteria, Mario Palumbo Percussione. Vorranno ascoltare I Say Stoccar, ero a metà del 1980, Il Male, Pino Daniele, 1979. Ciao, allora prendi tempo, girate pagine indoviniamo l'altra canzone, quale sarà? È del 1982 ed è tratta da Bell'Ambriana. Avanti, I Cultori di Pino Daniele, vediamo. No, no. Allora, no, volevo vedere se stanno tutto l'album. Chi offre di più anche su dall'ogione? Niente. Noi vogliamo solo ascoltare. Vabbè, dillo tu, tanto ho trovato lo spartito. Ha trovato lo spartito? Chi l'ha detto? L'assessore Palazzo. Bravo l'assessore Palazzo, tutta un'altra storia. Bravo assessore Palazzo, hai vinto le elezioni. Io farei uno scongiuro, vabbè, non lo posso fare. Blues Reflex. Thank you.
grazie per il risarcimento da amici della nostra scuola.
Percussioni Mario Palumbo. Al sax il maestro Sebastiano Di Roberto. Alla batteria Leo Panessa Bacchetta. Al basso elettrico Domenico Verde. Grazie. Francesco Ungaro. Bene, 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 adesso per proseguire vorrei qui con me il maestro Beppe Del Re. Bravo! Scusate, la rima è venuta male. Naturale. Beppe, allora. Aiutami quindi qualcosa tu, magari presenti tu i due brani, come mai avete scelto questi brani. Siete in duo, tu e Domenico Tanzi. Beppe pianoforte voce, Domenico chitarra. Sì. Sì, sono due brani a cui io sono molto legato, un po' perché quando ero più giovane, quando avevo 17 anni e suonavo con una band nell'824, suonavo invece con gente che oggi ha 60 anni, 70 anni, loro mi fecero incontrare Primo Daniele e fu un grande amore, e quindi questa sera io canterò il brano che all'epoca cantavo con tutto il gruppo e poi un brano a cui mi legai tantissimo che si intitola Alleria, che è una sorta di riflessione. E la cosa inusuale è che oggi per la prima volta io mi accompagno anche mentre canto, cioè canto solo il pianoforte, quindi siate clementi. Questo microfono. Bene, Beppe Del Re, Domenico Tanzi, Alleria, da Nero a metà 1980. Quando chiove, Nero a metà 1980, potesse essere allero, Pino Daniele, 1979. Per quest'ultima canzone c'è anche Mario Pinto alla voce. Bisogno d'alleria.
Se era l'eroe
passante, voglio sentire a forma di cadere ciò che un giorno potesse essere a lei. Potesse essere allero, ma tu che intendi lei, e io mi sento vecchia. Potesse essere allero, con mio figlio in braccio, e mi tocca pace, non mi fa guardare. Dimmi qualche cosa, non me la sa così, mi sento un caduto, caduto fatti qui. Potesse andare senza me cadere, tutto in faccia il cielo. Dimmi qualche cosa, non me la sa così, o niente sta passando, che voglia di sentire, di madre che ne sa che cadore del magnano, e non può che amare. Potesse essere vero che non spira il mocco, che male non la sacca. Potesse essere vero che una parola solo, che me ne sei cadore. Ma sento che tu, da un po' fatti qui, penso va senza me fa vedere, tutte facce la gente. E dimmi qualche cosa, non me lascia così, o viene già passato, non posso più sentire, e male non la sa che l'odore da mangiare, e non può che amare. Potesse essere potesse essere vero con mio figlio in braccio che mi tocca pace e non mi fai sognare. Sì, potesse essere vero. Peccato Domenico, sta suonando poco oggi. Allora, due pezzi per fare Domenico Tanzi, però lo dobbiamo chiamare tutti insieme, forse Domenico Tanzi si esibirà per noi. Ci siamo? Piano piano. Allora, una frase che penso che tutti quanti ogni tanto ci viene in mente di dire, preso da una famosissima canzone di Pino Daniele, è Jesu pazza e non mi scassate. Una figa prima ti ha detto. Forse perché c'era la musica. Dice Pino Daniele, era una bella scommessa riuscirlo a cantare in televisione e far passare il disco alla radio. Fu una canzone di rottura, un po' coraggiosa. Ma la cosa bella che io pensavo a suonare la chitarra, non mi accorgevo che le mie canzoni più belle nascevano così, quasi per gioco. Che tiene Omar, Yes, vicino a te, Donna Concetta, veniva fuori così l'anima del quartiere posto dove sono cresciuto. Senza meta sono pronti? Ci siamo, ci siamo. Buonasera a tutti. I guess I know.
Grazie a tutti quanti voi per essere accorsi così numerosi. Consentitemi di dire una cosa, un grande applauso ancora a Domenico Tanzi e Francesco Ungaro, i veri creatori di questa serata. Davvero. Che andavano tutti in una pagina, però carattere misura 11, con l'età la vecchiaia, quella che non riuscivo a leggere, ho ingrandito tutto carattere 16, quindi praticamente c'è un testo su ogni pagina che girare. Adesso invito tutti i nostri musicisti bravissimi a entrare tutti in palcoscenico, tutti insieme, tutti. Logicamente io ricordo i nomi
la settimana. La serata stava saltando perché questo ragazzo che suona, ha suonato le tastiere in un gruppo, si chiama D'Alessio di cognome. Senza posto. Senza posto. Una settimana ha detto Gigi. Grazie a tutti, buona serata e gioia alla nostra. Ricordatevi che fuori ci sono i ragazzi dell'Abbraccio Fraterno che stanno offrendo le uova, se non erro, a 5 euro e per una buona causa. A tutti quanti buona serata. Grazie.